Io domenica sera, dopo che gli ultimi ospiti della cascina, dopo una festa di un battesimo, sono andati via, ho notato che c'era questa macchina nel parcheggio, l'ultima macchina rimasta lì al buio, tra l'altro. Però siccome a mezzogiorno c'era stato un violento nubifragio, ho pensato che magari qualcuno che viene a passeggio, che viene di solito a fare la camminata, avesse, non fosse più riuscito a ripartire con l'auto, per cui pensavo a un guasto o qualcosa del genere. Non mi sono preoccupato più di tanto. Lunedì non ho controllato il parcheggio, però martedì all'apertura del punto vendita ho visto che la macchina era lì ancora, per cui ho detto che strano, forse è guasta o non è guasta, magari un furto, non so. Ho pensato, vabbè, se domattina, mercoledì è lì ancora, avviso i vigili. Effettivamente mercoledì mattina ho avvisato i vigili e poi il risultato, insomma, i carabinieri mi hanno detto che la macchina era di una persona scomparsa. Oggi hanno iniziato ad espandere la ricerca a lato del naviglio, quindi a comprendere anche il Forteto. La quercia dei rami talmente fitti che stamattina poi quando la Protezione Civile hanno trovato il corpo ci hanno chiamati e noi arrivando continuavamo a guardare la quercia, ma effettivamente non riusciamo a vedere nulla.